pensate al tema degli archivi e quindi all'approccio più teorico. Infatti abbiamo invitato Serena Barella, che è un'archivista documentalista dell'AMOD, che citava prima Antonella Gaeta, che è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Serena Barella terrà due lezioni sulla gestione degli archivi audiovisivi, quindi ci racconterà come questi archivi si strutturano, come sono, come si gestiscono e anche come si mantengono anche dal punto di vista economico. Alla lezione di Serena Barella seguirà la lezione di Massimo Canario e Silvia Mazzini su il tema della catalogazione e degli open data. La catalogazione è fondamentale per un archivio audiovisivo, perché non esiste archivio se non c'è una catalogazione dietro, quindi alla catalogazione poi segue la lezione sugli open data, che è un altro punto fondamentale, perché gli open data vengono discussi soprattutto per quanto riguarda il lavoro delle amministrazioni pubbliche, però sono fondamentali anche nella gestione dei beni culturali e dei beni archivistici. A seguire le lezioni della Mazzini e di Canario ci saranno due rappresentanti di altri due archivi molto importanti in Italia, che sono l'Archivio Luce, che sarà rappresentato da Roland Seiko, che ci parlerà dell'azione di sistema dell'Archivio Luce, cioè di come l'Archivio Luce negli anni è riuscito a non soltanto valorizzare quello che è il contenuto patrimoniale, ma anche portarlo all'esterno. Infatti l'inverno scorso hanno siglato un accordo con YouTube, con Google, e hanno liberato online una parte del loro archivio di cinegiornali, quindi questa è una cosa molto importante per quanto riguarda appunto l'apertura di queste strutture e poi l'accesso. Poi a seguire c'è Cariano Fiorini dell'Archivio di Cinema Nazionale di Famiglia, che ci parlerà di come è nato l'Archivio di Cinema Familiare e di come è strutturato, perché poi ogni archivio che, si struttura in base a quello che contiene, quindi è una particolarità. Dopo queste lezioni frontali abbiamo il primo project work con Alina Maranzi, che tutti conoscerete, è una regista italiana che ha lavorato soprattutto con immagini d'archivio. I suoi film più famosi sono Un'ora sola ti guardei, Vogliamo anche le rose, Tutto parla di te. Alina Maranzi terrà la mattina del 13 e del 14 una lezione frontale in cui analizzerà le sue produzioni, quindi ci mostrerà come sono nate, come è avvenuto anche il montaggio, e nel pomeriggio terrà il project work con una classe di 25 partecipanti. Le classi sono a numero chiuso e per partecipare dovete scriverci una mail e contattarci. La settimana successiva si apre con Adriana Noviello, che aveva citato prima Antonella, che è questa giovane restauratrice dell'Austrian Film Museum, che è partita da Bologna e ha iniziato presso l'Immagine Ritrovata, il laboratorio forse in Italia uno dei più attivi laboratori di restauro della Cineteca di Bologna, e poi si è trasferita a Vienna e ora è responsabile del laboratorio di restauro dell'Austrian Film Museum. E con lei affronteremo il tema del restauro cinematografico e questo. A seguire la Cineteca di Bologna con Andrea Meneghelli. L'incontro con Andrea Meneghelli sarà orientato verso la valorizzazione e ci porterà il caso del cinema ritrovato, che è una delle manifestazioni più importanti a livello europeo di cinema restaurato. Poi passiamo al project work con Marco Bertozzi. Il project work si organizza in questa maniera: la classe di 25 partecipanti avrà la possibilità di operare, di guardare
insieme ai docenti una selezione dei nostri filmini che abbiamo in archivio, abbiamo deciso di utilizzarli e metterli a disposizione. Quindi insieme al docente si cercherà di trarre delle opere di senso, narrazioni, soggetti, lavori che poi possono essere portati avanti anche oltre il project work e quindi creare nuove produzioni cinematografiche ma anche appunto di narrazione, quindi letterarie. Dopo il project work con Marco Bertossi ci sarà una lezione sul diritto d'autore, copyleft e copyright, perché è un'altra questione molto importante per chi gestisce gli archivi audiovisivi ma anche per i filmmaker che vogliono realizzare un lavoro, un progetto con immagini preesistenti, è proprio quello dei diritti d'autore, che perché non spesso non troviamo riferimenti che possano chiarirci in qualche modo come bisogna approcciarsi a questo lavoro. E ci saranno due docenti, questa sarà una co-docenza, Salvo Dell'Arte e Marisa Lippolis. Salvo Dell'Arte è un avvocato che si occupa di diritto d'immagine, diritto d'autore ed è docente presso l'Università degli Studi di Torino. E Marisa Lippolis invece è una docente di montaggio, è un assistente al montaggio di Vogliamo anche le rose di Alina Marazzi e si occupa di diritti per gli archivi digitali, quindi insieme avranno questa lezione in cui cercheranno di spiegarci come sia chi gestisce gli archivi sia i giovani videomaker possono approcciarsi al problema. A seguire il project work con David Phelps, che è un giovane regista newyorkese. Rispetto agli altri registi che tengono gli altri project work, lui ha un approccio più sperimentale. Infatti i suoi lavori sono di found footage, e il found footage è un approccio diverso rispetto al documentario, quindi all'utilizzo nei documentari, perché le immagini d'archivio vengono utilizzate per strutturare ma anche destrutturare un discorso. E quindi ci sarà 21 pomeriggio, 22 dalle 10 alle 18 questo project work con David Phelps, che è sostituto, come vedete sullo schermo, di Kate Records, che all'ultimo ha dovuto gestire per problemi personali. Chiude il laboratorio Enrico Ghezzi, che abbiamo invitato per parlarci di come è nato il programma Blob, che è l'unico forse programma televisivo che, italiano, che utilizza immagini d'archivio, archivi televisivi, per un programma di immagini riciclate. Quindi questo è il programma di Digital Heritage. Non so se ci sono domande, chiarimenti. La prenotazione è necessaria per il progetto, invece per le lezioni frontali sono aperte a tutti.